Salve a tutti amici bianconeri, buona giornata, buon venerdì 30 luglio, fine settimana dove sono successe tantissime cose di cui vi andremo a informare, ma soprattutto a discutere, perché già siete stati sicuramente informati, perché gli Juventini sono sempre sul pezzo, tutti, non solo noi che facciamo informazione, ma anche chi ci segue sono informati. Infatti mi sono arrivati dei messaggi già per domandarmi di questa situazione che vi andremo a parlare. Naturalmente, dicendo di Caio Jorge, si è complicata, una telenovela è diventata questa trattativa su Caio Jorge, ma non solo per la Juventus, vi andremo a informare tra poco. Poi parleremo anche delle uscite, dei rinnovi di contratto e due parole su Locatelli. Io ieri ho chiuso il video dicendovi che Manuel Locatelli, mi sono corretto un po' perché nell'euforia, quando ho saputo dalla fonte nostra di Torino che la Juventus ha riformulato una proposta, anzi, io pensavo che il Sassuolo aveva già valutato, aveva già visto questa proposta, perché anche se non si incontrano di persone, ci sono diversi mezzi nell'era della tecnologia per parlare tramite WhatsApp, tramite le videoconferenze, insomma, ce n'è di tutte e di più. Comunque, dicevo che la questione di Manuel Locatelli, forse mi sono sbilanciato, ma non per l'euforia, perché la Juventus ha preso Messi, anche se Locatelli è un giocatore importante per noi, ma perché finalmente si chiudeva una telenovela durata un mese. Molti tifosi giustamente mi scrivono basta con Locatelli, però purtroppo le trattative sono così. La Juventus ha provato, anche se non proprio in maniera elegante, ad avanzare una proposta inaccettabile. Poi anche il Sassuolo però ci mette del suo, non si scrolla da quei 40 milioni, che sinceramente al momento Locatelli non vale 40 milioni, 30 milioni più bonus sono ben pagati. Comunque, quello che vi volevo dire è stata anche l'euforia per dire finalmente è fatta, però è addirittura d'arrivo, cioè mi spiego. C'è la volontà del giocatore, la Juventus, anche se il Sassuolo non ancora gli viene formulata questa nuova richiesta, ma la Juventus lo ha analizzato, l'ha sottoscritto per presentarlo al Sassuolo, e noi, tramite la nostra fonte vicinissima agli ambienti della Juventus, ora non mi spingo di più perché non voglio far fare brutta figura, un giornalista che lavora e ha la fortuna di lavorare quasi dentro la Juve, ci ha informato che, e mi ha letto anche un passaggio, l'accordo era quasi fatto, insomma, perché il Sassuolo non si può rifiutare una proposta di 35 milioni prestito, non so se biennale o annuale, comunque un prestito oneroso, e i 5 milioni di differenza tra le 35 che offre la Juve e le 40 che chiede il Sassuolo verrà coperto con i bonus, però sono dei bonus facilmente raggiungibili per una squadra come la Juventus. Quindi quello che noi vi vogliamo dire è che vi confermiamo, nonostante le dichiarazioni di Carnevali, che sono dichiarazioni
che vanno a fare gli interessi chiaramente del Sassuolo, ma quando riceverà, adesso noi non sappiamo se si incontreranno di persona o tramite video, però ci sarà questo incontro o oggi, non sappiamo la data precisa, o lunedì, ma anche sabato e domenica, perché Locatelli vuole arrivare già da lunedì a Torino, quindi si incontreranno, si parleranno e dopo questa proposta, chiaramente il Sassuolo giungerà a un accordo che poi, una volta trovata l'intesa, in 12 ore si chiude tutto. Quindi per questo vi diciamo che Manuel Locatelli è un giocatore della Juve, trattativa addirittura d'arrivo. Ci fermiamo qui, questo è il, ci fermiamo qui con il discorso Locatelli, che riprenderemo nel momento in cui il Sassuolo ha detto sì o no alla proposta della Juventus, ma il no, sinceramente non me lo auguro, anche perché il Sassuolo deve anche fare un passetto indietro per quei 5 milioni di differenza. E poi un'aggiunta, non si parla più di Dragusin, anche se può venire fuori qualora la Juventus raggiungesse un accordo con i giocatori, però quello che vi volevo dire è che mentre tutti continuavano con Dragusin, noi ve lo abbiamo segnalato già nei primi momenti, perché Dragusin ha un accordo con la Juventus, che verbale naturalmente, che non deve essere ceduto. Bene, andiamo a Caio Jorge. Allora, ebbene sì, giochetti di prestigio delle squadre sudamericane è una cosa risaputa. È una cosa risaputa, qui escono fuori contratti da una parte, dalla parte del Santos, scadenza 2023-2024, dalla parte del giocatore, scadenza 2021. Quindi, ma questa è una cosa che ha sorpreso non solo la Juve, anche il Milan, il Benfica, tutte quelle squadre che stavano trattando il giocatore. Dunque, la Juventus sta sul giocatore da un mese circa, quando ve l'avevamo detto noi, già non è che aveva già parlato col giocatore, ma stava valutando tutta la situazione. E quando ha saputo i 3 anni di contratto, anche perché il regolamento prevede questo per un sedicenne, quindi ha provato ad accordarsi prima con il giocatore, trovando un accordo. Dicono firmando anche un precontratto, quindi c'è anche questo precontratto, però nella giornata di ieri o l'altro ieri, noi l'abbiamo appreso oggi e lo riportano tutti i giornali online, ma ne ha parlato anche Sky, insomma molti youtuber legati alla Juventus, per questo contratto che è spuntato fuori, cioè c'è tipo una clausola, 3 anni di contratto più 2 rinnovabili. Ora, il regolamento FIFA, non UEFA, FIFA, parla chiaro, un minorenne non può legarsi per più di 3 anni, perché poi è come tenerlo legato a una squadra fino a 24-25 anni, e questo non va bene. Quindi già questo annullerebbe il contratto che lo vede fino al 2023-2024. Ma attenzione, attenzione. Noi abbiamo cercato di capirci di più e il Santos si fa forte di questo contratto perché? Perché la Lega Calcio brasiliana consente questo tipo di accordo e la FIFA, perché parliamo di una squadra brasiliana, difficilmente si metterebbe di traverso alle decisioni della Lega Calcio brasiliana. Io scommetto di tutto che se una squadra italiana, e non parlo solo di io, una squadra italiana farebbe la stessa cosa,
Io sono convinto che la FIFA interverrebbe subito. Quindi ora bisogna capire però se è vero che la FIFA non interviene, questo è sempre da vedere perché non è che c'è un comunicato della FIFA, mentre il Santos lo ha fatto sapere alla stampa e a Sky che c'è questa opzione per altri 2 anni. Quindi ha fatto sapere sempre il Santos che Caio Giorgio vale 25 milioni, per 15 si può trattare. La Juventus non ci pensa nemmeno, il Milan non ci pensa nemmeno, ma neanche il Benfica che offriva 5 milioni. Quindi la Juventus sta cercando di mettere sul piatto almeno 2, 3, massimo 4 milioni, ma a dire tanto, forte anche dell'accordo con il giocatore. Quindi adesso staremo a vedere che cosa accadrà, perché poi può anche darsi che si trova un accordo per cercare di non arrivare a scontri con la FIFA qualora intervenisse e altro. Però può anche darsi che la Juve, vista questa situazione, per non andare a mettersi in mezzo a un casinamento che ti porta tempo, potrebbe abbandonare il giocatore. Certo che Caio Giorgio è un profilo che interessa la Juve. In tempi non sospetti vi abbiamo detto che la Juve voleva prendere un giovane, in caso Ronaldo restasse, da far crescere con Ronaldo, con Dybala, e questo oggi viene fuori anche da altre fonti. Poi è un giocatore che non è che gira all'Under 23. Caio Giorgio ha giocato in campionato titolare con il Santos, la Coppa Libertadores, insomma, è un titolare, bisogna capire quando riesce a fare anche il campionato europeo, ma la Juve è una scommessa che vuole fare perché sa le qualità del giocatore e poi è un attaccante che nella Juve non abbiamo. Ha delle caratteristiche che ti permette, in caso con una partita bisogna cambiare modulo, ti permette di cambiare modulo. Ora noi non ci spingiamo oltre perché già non sappiamo se il giocatore verrà a Torino e poi qualora venisse a Torino possiamo analizzare e capire in base a quello anche che ci dice Allegri. Staremo a vedere, ma è un'operazione che si è complicata. La Juventus ci sta provando, ma non è detto che l'operazione salti. Noi vi terremo informati. Poi in uscita anche Rubini sta lavorando. Nessuno ci aspettavamo che Piazza potesse trovare squadra, anche se in prestito. Piazza è andato al Torino. Ora bisogna capire, però, per fare il secondo centrocampista, Piani, anche se è Pjanic, bisogna liberare almeno di un altro giocatore a centrocampo. La Juve vorrebbe mettere sul mercato, anzi no, ha messo sul mercato, ma vorrebbe vendere Ramsey, che ha richieste nel campionato inglese, ma al momento, perché le squadre poi approfittano e sanno che la Juventus deve vendere per mettere a segno un altro colpo, restano alla finestra a guardare, per cercare di risparmiare al massimo, ma la Juventus non regala più nulla. Se non riesce a liberare un posto a centrocampo, Allegri proverà a rivitalizzare Ramsey, che non ha dimostrato il suo valore, anche perché è stato sempre infortunato. Quindi la Juventus, se non riesce a liberare un posto a centrocampo, anche se si deve liberare di Rabiot, se gli arrivano richieste importanti lo fa, purché possa dare quest'altro centrocampista di qualità in avanti. Ma se non riesce a vendere, Allegri proverà a rimettere in discussione Ramsey. Staremo a vedere. Comunque, ora l'uscita di Piazza bloccherebbe per un altro anno Bernardeschi.
attenzione ai rinnovi, Dybala è fatta, Chiellini rinnoverà lunedì, quindi Cuadrado anche. Al momento quindi alla Juventus si sta delineando già una squadra del futuro, però continua a mancare quel centrocampista che la Juve può fare anche con il ritorno di Pjanic, ma come vi ho detto bisogna vendere. Vediamo se Cherubini ci stupirà ancora. Bene, io mi fermo qui. Vi ricordo a tutti i tifosi bianconeri di iscriversi al canale se non l'hanno già fatto, di alzare la campanella. Perché bisogna cliccare sulla campanella? Perché ogni notizia, ogni video sarete informati tempestivamente per restare sempre sul pezzo. E poi mettete like al video. Bene, amici bianconeri, un abbraccio a tutti e come sempre, forza Juve, vi do appuntamento se ci saranno novità importanti più tardi per un secondo video, altrimenti, come sempre, a domani. Ciao a tutti, un abbraccio e forza Juve!